Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace lasciate un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente vi fa piacere iscrivervi al canale, da questa parte compare la campanellina e se l'attivate alla voce tutte potete rimanere aggiornate o aggiornati su quelli che poi sono i miei video appena li metto online. Allora, eccomi a proporre qui insomma la pochette, penso che possa far capire di cosa parla il tag. Il titolo è appunto Malata di Rossetti, è stato rielaborato da Masha del canale Masha e Beauty. Ringrazio Masha per aver rielaborato il tag, per avermi taggata. Io sono stata poi taggata anche da Ornella del canale Selvaggia Bellezza. Ringrazio di cuore anche Ornella per aver pensato anche a me. Poi comunque giù in descrizione vi lascio anche i riferimenti ai loro canali, così potete andare a vedere anche le loro risposte e la loro versione del tag. Devo dire che tra pochette e tutto sono un pochino circondata di rossetti, qui foglio in cui vado a recuperare le domande. Allora, domanda numero 1, balsamo e trattamento labbra preferito? Ne ho più di uno. Un grande classico, la versione anche la prima penso che è stata fatta, Rêve de miel di Nuxe. Costicchia, sì, si trova facilmente farmacia, parafarmacia, sì, mi piace questo odore un po' agrumato che ha, sì, mi piace la texture. Bene o male riesco a centellinarlo, per me è un grande classico, quindi lo riavvicino assolutamente. Comunque, sì. Poi, altro grande classico che costicchia, la Neige, questa è la maschera notte, versione Sweet Candy Bonbon Gourmand. Mi aspettavo che fosse un pochino più profumata, proprio da zucchero filato, da caramella. Comunque, strapiacevole, mi piace stratificarla. Poi io adesso non ce l'ho, ma si può applicare con una spatolina, quindi insomma ancora meglio per motivi di praticità e di igiene, visto il prezzo, meglio poterla acquistare con qualche bello sconto, ma secondo me i soldi che costa li vale, quindi grande cosa. Poi io ci metto anche, li avrò mostrati e rimostrati, varie versioni, varie profumazioni nei video, Burt's Bees, qui insomma il classico stick. Amo tantissimo anche le profumazioni, io adesso li acquisto su Amazon perché si possono trovare con qualche offerta, diciamo dei pack con le varie versioni. Ma penso che si possano trovare anche su Notino, perché la prima volta io stessa devo averli acquistati su Notino. Piacevoli, profumati, performanti, pratici da portare ovunque. Questo è quello alla noce di cocco e pera, ma mi piacciono quasi tutto, perché poi magari su Amazon si fanno nuove scoperte o qualche edizione limitata e le versioni dei Burt's Bees. E sì, assolutamente ve li consiglio. Poi, rossetto che cattura lo sguardo. Uno, nessuno e 100.000. Allora, mi avvicino. Ok, è sfalsata un pochino, però potrebbe essere anche questa tinta labbra che poi mostrerò meglio rispondendo anche alle domande successive. Ma vediamo se lo recupero. Anche questa è una tinta labbra di Sephora, è la numero, aspettate, sì, 09, probabilmente non l'ho letto al contrario, e sì, tra l'altro qui il colore non è minimamente salsato dalla luce, beh, penso che possiate capire perché cattura lo sguardo, molto particolare, molto d'impatto, alcune cose che sono molto particolari, molto e d'impatto sono le mie preferite, però vi posso assicurare che anche questa dopo un po' di volte però può stancare, però è da provare, soprattutto se la trovate scontata a pochi euro come l'avevo trovata io da Sephora. Poi
Miglior prodotto di lusso e miglior low cost. Prodotto low cost, ne ho vari che secondo me hanno dei pregi, quindi non riesco a sceglierne uno. Prodotto di lusso, sì, pack secondario in cartone, pack primario, perché è un grande classico, il 999 di Dior, questo che tra l'altro ho anche già uno swatch, questo qui rosso che avevo fatto prima, è abbastanza fedele anche il colore, iconico, leggendario, piacevole sulle labbra, assolutamente, insomma, Rouge Dior 999. Non ho messo un 9 in più. Poi, domanda numero 4. Miglior e peggior rossetto MAC. Allora, non ne ho uno di peggiore, ne ho uno che un po' tutti conoscerete perché è stato nel mese di maggio, mi pare, in omaggio con la... Scusate, eccoci qua. Incidente di percorso con la rivista Grazia, è molto carino, anche fatto a proiettile, sempre finish matte, anche qui si dovrebbe vedere, ho sempre fatto lo swatch, probabilmente lo vedete un pochino più aranciato, in realtà un pochino più mattone, tonalità che può piacere a chi come me ama molto i colori vivaci, a chi magari ama colori più rosati, più tenui. Piacevole, penso che con la rivista Grazia abbiano tutte le persone trovato la stessa tonalità, è il 316 Devoted to Chili. Lo trovo anche discretamente confortevole, poi insomma se portato per più ore sulle labbra. Prodotto più deludente, un vero e vero super flop, io non ce l'ho. Quindi passo alla domanda numero 6. Rossetto con il pack più bello. Ok, qua ho anche il pack in cartone dove c'è scritto che è il numero 203 Vamp. Se non ricordo male, questo ce l'ha anche Masha. E a me piace molto questo pack che più che un rossetto, secondo me lo fa assomigliare ad una mini size di profumo. Poi si va ad estrarre ed è un po' il classico lipstick. Vediamo di fare uno swatch anche di questo. No, se tengo la mano così lo vedete magari un po' più chiaro, però insomma si capisce abbastanza qual è il colore. Il pack secondo me è super super carino. Tra l'altro anche questo ero riuscita ad acquistarlo con discreto sconto che non è mai male. Poi domanda numero 7. Matite labbra sì o no? Quali le tue preferite? Allora, se vado a fare qualche lezione di trucco, sì, le utilizzo quando mi trucco io, siccome non ho un tratto preciso, tendo ad avere la mano pesante, non le utilizzo. Comunque, sì, in generale mi piacciono anche. Poi domanda numero 8, miglior gloss se ne avete e anche insomma il peggior gloss. Anche qui non ho la versione peggiore, ho un gloss, sì che vediamo se lo vado. Sì, questo sono andata proprio a recuperarlo. Un cimelio, probabilmente non lo so, non lo posso neanche più utilizzare, però vabbè. È della collezione di Chanel Rouge Coco Gloss. Non mi va neanche tanto di mettermi a fare lo swatch. Il 752 Bitter Orange. Non so neanche se si trovano offline, online. Ho avuto questo periodo pre-pandemia in cui ho amato un po' di tonalità della collezione Rouge Coco Gloss di Chanel, però
Poi con la pandemia, insomma, è tutto un po' sfumato e tutto, però questo, non so, rimane. Sì, stavo guardando il Pau, sicuramente fuori Pau, però sì, proprio, insomma, a modo suo anche questo lo vedo un po' iconico e quindi sicuramente lo conserverò. Poi, tinta labbra preferita, se ne avete, e tinta labbra peggiore, allora anche qui, insomma, non ho un grande flop. Mi stanno piacendo molto, vediamo se ve le recupero tutte, sì, ok, delle tinte labbra di Sephora, quindi insomma magari non proprio low cost, ma neanche così high cost, diciamo medium cost, ecco, sì. Allora, questa che è quella che indosso, che probabilmente vi ho già anche mostrato in altri video, ed è la numero, ovviamente, numero scritto 92. Queste sono tutte, sì, creme lip stain. Tendono, anche questa, sì, tende un pochino a migrare. Quando si mangia, va fatta quell'attenzione in più, ecco. Chiaramente, sì, andiamo a mangiare la pizza, quindi con l'olio e la tinta labbra si scioglie, ma si va poi a sciogliere in maniera uniforme, quindi sì, per me va bene. Altra tonalità, questa, vediamo, sì, anche se, allora. Perché sempre il giochino tra il 6 e il 9, questa è la numero 06. Qua magari vi faccio sull'altra mano. Eccola qua, sì, anche in questo caso il colore è abbastanza fedele effettivamente a com'è. Rispetto a quest'altra che indosso io, migra un pochino meno, e anche questa assolutamente, insomma, mangiando la nostra buona pizza, viene via in maniera assolutamente uniforme. Poi, terza sorellina, questa è la numero, mamma mia. Sì, 101, colore secondo me più particolare, soprattutto, cioè, per essere una tinta labbra che comunque sicuramente costa 13,99 mi pare adesso, forse sono un po' aumentate, o 12,99 o 13,99, comunque sempre creme lip stain, sì, ancora più particolare da trovare, insomma, a questo prezzo. Attenzione per come migra, ma secondo me non dipende. Poi fatemi sapere se magari siete più esperte delle cream lip stain di Sephora. Dipende più che altro dalla tonalità che dalla tipologia. Però insomma, questo, vabbè, mille accorgimenti. È un colore secondo me troppo figo. E quindi, anche se migra un po', pazienza. Eccolo qua. E devo dire anche che sì, se tengo così il dorso della mano è anche piuttosto fedele. Bella, 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 bella. Particolare, particolare, particolare. Quindi, come di tante altre cose, non ne posso assolutamente fare a meno. Io ringrazio nuovamente sia Masha del canale, ma mi piace tenere anche le mani così con i vari swatch. Masha del canale Masha Beauty, che ha rielaborato in maniera veramente simpatica e frizzante il tag. Ornella del canale Selvaggia Bellezza, sono state entrambe molto carine a pensare anche a me per questo tag. E so che un bel po' di persone sono state già taggate e a me vengono in mente, chiaramente in tutta libertà, due nomi, poi insomma, ripeto, se hanno piacere
bello se lo ripropongono, altrimenti comunque pazienza. E mi vengono in mente Donatella del canale Donatella di Cicco e Serena del canale Serena Soppera. Io mando ad entrambi un grande bacio, ormai, anche con l'aiuto della pochette. È azzeccato in questo video, anzi, è proprio perché insomma si può modificare. A me viene anche l'idea di rossetto più profumato, rossetto che vi rievoca qualcosa. Proprio vedete così in corner, molto spontaneo. L'Oreal, io sono. Aspettate, devo fare un po' di calcoli. Almeno 23-24 anni che sì, non lo stesso, ecco, insomma, vabbè, attenzione al PAO, che utilizzo comunque anche con questo tipo di pack, che alla fine, insomma, secondo me è il suo dei rossetti di L'Oreal. Questo è, probabilmente l'ho mostrato anche su Instagram un bel po' di tempo fa, però Color Rich 112 Paris Paris o Paris Paris, se vogliamo leggerlo più alla francese. E questo è il più, magari insomma, che ha quel profumo più caratteristico, quindi insomma per qualche nostalgica come me. Il rossetto, sì, magari che ricordate che ha questa profumazione più caratteristica che poi vi riporta indietro e quindi vi suggerisce dei ricordi negli anni. Vediamo se in qualche modo sì, riesco a farvi questo. Sì, eccolo qua, venuto poverino in maniera un po' tipo missile, ma no, qui è abbastanza sfalsata anche la colorazione. Comunque, come vedete, tutti i rossetti nei toni del rosa, viola, fucsia, quando sono vibranti, saturi di pigmento e accesi, sono comunque molto nelle mie corde. E quindi ritaggo sempre in tutta libertà Donatella del canale Donatella di Cicco e Serena del canale Serena Soppera, poi giù in info box io vado a mettere info preziose in generale, quindi assolutamente andate a guardare l'info box del video. E questa volta veramente vi saluto con la pochette delle bocche e dei baci, vi mando anch'io tanti tanti baci, perché i baci come i soldi e i sorrisi non sono mai abbastanza. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!